Oh Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai. Io come sempre sono Alessandro e come ogni mercoledì accanto a me c'è il buon Frank. Oggi parliamo di un argomento inizialmente potrei dire forse che è inflazionato, ovvero quello della cucina, ma oggi ne parliamo da un punto di vista appunto non inflazionato, ma andando a parlare quello che è il mondo della cucina fisica, quindi nella casa giapponese, e poi faremo anche delle interessanti riflessioni al riguardo. Ma prima di tutto io devo capire perché, Frank, oggi ti chiami Fu e non ti chiami Frank come al solito. Ciao Frank. È un nome che uso spesso perché mia moglie mi chiama, io mi chiamo Francesco, mia moglie mi chiama Fu-chan. Il punto è che ai giapponesi piacciono i nomi con quattro sillabe, per cui fanno l'impossibile, se ne manca una la aggiungono e se invece ce n'è una di troppo la tagliano. Insomma, fanno il possibile, per cui per esempio se ce ne sono tantissimi di nomi che vengono abbreviati, per esempio Sekuhara, Sexual Harassment, il primo che mi viene in mente, Sekuhara. E io una volta ho chiesto a una giapponese perché lo fanno e lei mi ha detto Matomari ga ikara. Matomari ga ikara, che è difficile da spiegare, ma perché è bello, sono quattro belle e sembra completo. Un nome con quattro, che poi sono quattro more. Una mora è un'unità di dura. Non è una sillaba, ma è la sillaba fonetica, per capirci. Per cui io da Fu, lei ci ha aggiunto, sarebbe Fu Francesco, perché diventassero quattro, lei ci ha aggiunto la U extra, diciamo. Sì, sì, chiarissimo. Sì, questa divisione in quattro sillabe, a me viene in mente Menhera, come Menhera le persone che hanno problemi mentali. Comunque adesso, naturalmente, adesso che mi servono non me ne vengono in mente affatto, ma ce ne sono tantissime. Sekuhara è uno di quelli che mi viene in mente. Ecco, ecco quindi da dove viene Fu. Fu è troncato, ovviamente. Sì, Fu. Comunque andiamo, parliamo di cucina. Parliamo di cucina, invece di far vedere sushi e cibo come fanno magari gli altri, noi invece andiamo a parlare invece della cucina giapponese, intanto del luogo fisico, penso, possiamo partire da lì, vero Frank? Ma la cucina tradizionale, un mio amico vive in una casa tradizionale, nel senso che è stata costruita più o meno 70-80 anni fa, e ha una caratteristica molto interessante, c'è una porticina su un lato, letteralmente alta meno di un metro, che serve per i fornitori, per dare ai fornitori la possibilità di consegnare le loro merci senza disturbare chi c'è dentro. Roba da servitù della gleba comunque. Infatti se guardi da fuori c'è una porticina, tu la apri, entri e c'è un cubicolo. Dal cubicolo puoi aprire una seconda porta e da lì passi. Questo per dare l'idea che di quanto è vecchia questa casa, voglio dire, è veramente una casa tradizionale. E la cucina non è molto diversa dalla cucina che ho io, dalla cucina normale di una casa giapponese, e che a sua volta non è molto diversa dalla cucina italiana. Fisicamente siamo lì, insomma. C'è un lavandino. La cosa che è differente, come ti ho detto l'altra volta, almeno nella mia esperienza, che di solito c'è una finestra in cucina, dove noi invece abbiamo un muro dal quale pende lo scolapiatti, che è una cosa che mi manca dal momento in cui sono venuto in Giappone, lo scolapiatti. Una cosa che forse mi sento dire, che almeno per la mia invece esperienza, manca sempre, o almeno non magari soltanto nelle famiglie, cioè è il forno. Sì, il forno non c'è. Il forno tradizionalmente parlando non c'era, adesso invece c'è. È molto meno, sì, ma mi ricordo che spesso non lo trovavo a casa di amici, invece avevano quel classico fornelletto elettrico dove hanno una griglia, che non mi ricordo mai come si chiama, che fra le manopole c'è una griglietta dove si mette il pesce magari, non so se è presente. Sì, ce l'ho qua.
Poi, è un classico, come ha un nome particolare se non sbaglio. Sì, ma il forno si può, ma conro, non mi ricordo, oven. Diciamo, oven si dice. No, io intendo quella griglia dove si mette questa piastra di elettrica con al centro, però c'è questo sportellino per infilare il pesce. Non ha un nome particolare questo? Noi non abbiamo, in Italia non c'è questo tipo. Non saprei. Va bene. Ho in testa la parola conro, però il conro dovrebbe essere quel vaso pieno di carbonella. Scusa. Chiarissimo. Vabbè, non ti preoccupare, niente di che. Ma comunque la cucina giapponese si è evoluta tanto comunque rispetto al passato. Un tempo, se mi ricordo bene, la casa giapponese era diversa. Ne abbiamo parlato qualche video fa, e anzi lascerò il link al video qua in alto, in modo che i samurai lo possano andare a riprendere. Ma comunque mi ricordo che c'era una pentola al centro anticamente, no? Al centro della stanza, ti lascio comunque. No, c'è il fuoco al centro. Fuoco. Una cosa che ti avevo detto, un mio amico ha ammirato molto. Io non ci avevo fatto caso perché pensavo che avere il fuoco al centro fosse la stessa cosa che averlo su un lato. Invece, apparentemente, no, è molto più difficile garantire che la stanza non si riempia di fumo. Infatti, per esempio, gli indiani d'America che avevano il tipi. Avevano di solito i polmoni anneriti dal fumo, perché il tiraggio era scadente. Non so se vedi il nesso. Il tipi poteva essere di grandi dimensioni, aveva un fuoco al centro, però il tiraggio nel loro caso non era buono, per cui gli indiani ad America a cui hanno fatto l'autopsia avevano tutti i polmoni neri. Invece nel caso del caso giapponese il tiraggio è eccezionale. E tu puoi entrare, per esempio, ci sono negozi con il ristorante con il fornello al centro, non si sente nessuno. Sì, questo è assolutamente vero. Ormai ovviamente questa è una cosa che non si vede. Ormai si è molto occidentalizzata la cucina giapponese, tranne per un po' per il forno che comunque si trova. Sì, proprio oggi, parlando di cose tradizionali, oggi sono andato dal fioraio per cercare del fertilizzante per i miei fiori di loto, perché coltivo, e la tizia mi ha detto: guardi, non ci sono fertilizzanti per i fiori di loto, perché i fiori di loto sono una cosa tradizionale e non li vuole nessuno. Questo è letteralmente quello che mi ha detto. Nihonno mono deskarai, wakai mono ne hoshikunai desu. I giovani, quindi, precisa. Sì. Ma è una cosa, secondo me, che fa parte forse di tutti i paesi, cioè, nel senso non di guardare sempre quasi in maniera esterofila agli altri e dimenticarsi delle proprie tradizioni. Che poi comunque non è neppure tanto vero, perché per esempio i giapponesi seguono per lo più musica giapponese, leggono per lo più letteratura giapponese. E voglio dire, per molti versi quello che ha detto non è vero. È vero in certe cose, però se guardi le classifiche di musica, se guardi le classifiche di letteratura, eccetera eccetera, diventa immediatamente ovvio che i giapponesi hanno ancora sono molto insulari per certi versi. È vero, però io li trovo anche molto, in particolare questo è un argomento interessante, perché comunque sono anche abbastanza esterofili, cioè sono amanti dell'occidente, di quello che non è giapponese, però poi sono molto invece legati però alla loro musica. Però tutto quello che fanno è sempre adattato, è sempre adattato alle loro esigenze. Non viene mai adottato come, anche come del resto in Italia, molto spesso l'inglese che usano gli italiani è usato solo in Italia. Infatti, per esempio, stagista, io non sapevo cosa volesse dire. Ah beh, ma ce ne sono tante ormai parole italiane.
Guarda, questo è un argomento, stiamo andando fuori campo, ma questo che ci sono lo dico, ma guarda che in Italia ci sono una marea di parole usate che sono inglesi, da, che ne so, dalla roadmap per parlare di un progetto in cui devi fare vedere quello che stai facendo, ma la semplice babysitter, che comunque penso che ci sia anche te, fino a qualche tempo fa, e questo i samurai lo sanno. Il governo ha fatto un aiuto perché nel periodo del coronavirus ha dato un aiuto alle persone con il bonus babysitting. Ma è Io pieno di ormai oggi non ho nessun l'italiano. problema con le parole di origine straniera, anche quando sono brutte, però non voglio dire, se sono utili, ben vengano, anche se sono bruttissime. Però non vedo il motivo di usare una parola straniera quando c'è quella italiana. Perché dire tank quando si può dire carro armato? Per dire, vabbè, comunque lasciamo perdere. Ma guarda, sfondi una porta aperta, stai toccando per me una ferita aperta, perché io sono ultra contrario agli inglesismi e a tutte queste garaigo, cioè le parole straniere immesse in una cultura, soprattutto quando già ce l'hanno la parola, perché devo mettergliene un'altra? Vabbè. Ma per dire, a me sta bene usare le parole inglesi, usare parole inglesi delle quali non esiste un equivalente italiano. Non ho nessunissimo problema. Però mi secca un po', non mi secca, mi domando perché usare parole che esistono in italiano. Comunque, torniamo alla cucina. Per quello che riguarda la cucina giapponese, ne esistono due in realtà. La Nihon Ryori. No, Washoku e Nihon Ryori, che sono due cose diverse. Washoku è la cucina tradizionale, che è una cosa. La Nihon Ryori include anche le cose come il ramen, tutte le diavolerie che sono state inventate dal 1868 in poi e che non fanno parte della cucina tradizionale. Cucina tradizionale che è per l'appunto, come si stava dicendo qualche dialogo fa, modulare. Come quasi tutto nella tradizione giapponese, è modulare, per cui tu hai una serie di salse, di conserve, di sottaceti, di affumicati e via discorrendo, che ti permettono di comporre di preparare la cena, il pranzo, qualcosa, quello che vuoi, piuttosto rapidamente, ci aggiungi una tazza di riso e sei pronto. In più, tutti quelli che sono attorno alla tavola possono avere un menù leggermente differente a seconda dei gusti. Per cui si tratta di una cucina efficiente e anche abbastanza sana, no, anzi molto sana, a base di pesce, senza carboidrati, senza fritti. Non è il mio ramo, personalmente a me la cucina giapponese, il dramma di questa storia, di questa storia qua, è che io abito in Giappone da 40 anni e la cucina giapponese è quella che mi piace di meno, in senso assoluto proprio. Se io dovessi scegliere, per me è all'ultimo posto fra le cucine che mi piacciono. Ah, questo mi stupisce perché comunque la cucina giapponese è abbastanza varia. Cioè, allora, Ci premetto, è vero che c'ha dei limiti, però. sono delle cose che mi piacciono, però voglio dire, per esempio, in un ristorante Thai avresti molta difficoltà a trovare qualcosa che non mangio. Vai in un ristorante cinese, in giapponese 2/3 del menù non mi piace. Ho capito. Curiosità, qual è il tuo Specialmente perché. piatto preferito? Allora, scusa, mo chiedo a te No, proprio per quello. esempio yakizakana mi piace. Di carne e pesce? No, Pesce no, pesce alla griglia. alla griglia. Il pesce alla griglia, come lo fanno i giapponesi, mi piace molto. La prima cosa che mi viene in mente, queste cose qui, insomma, i piatti a base di pesce mi piacciono. Ce ne sono tanti altri, per esempio anche con salse di vario tipo. E il classico penso che tutti i samurai Sushi, conoscono.
il sushi non è il mio ramo, assolutamente. Il sushi te lo puoi mangiare tu. Non mi interessa, il sushi non mi interessa. E il sashimi, se è di qualità spettacolare. Ok, ok. Nigiri? Nigiri, no. No. A tal proposito, devo dire che io ho fatto un video, alcuni samurai lo sapranno, riguardo al sushi, che ovviamente anche questo metto in alto, lo possono andare a riprendere i samurai, ma non ho detto nel video, perché nel video ho parlato della storia, quindi dal Namale Zushi, quindi dal sushi del periodo, dal sushi del periodo Edo, quello del periodo Heian fino ad oggi, tutti i cambiamenti. Prima, lo sai, il sushi era fermentato, c'è stato tutto il processo. Che ancora c'è il Funazushi vicino al lago Bidoa, Funazushi. Comunque, che sarebbe il vecchio, come era un po' il vecchio sushi. Ma non ho detto che anche a me il sushi non piace. Cioè, io non mangio sushi. Ma infatti, non so. Ma moltissimi amano qua. L'Italia ama il sushi. Tutti mangiano sushi in Italia. Però mi domando che sushi sia, perché voglio dire, il sushi costa. Su questo non piove. Per esempio, tu prendi un bento di solito normale viaggia sui 500-600 yen, tu prendi un bento di sushi, costa 900 yen. Non c'è niente da fare, il sushi costa, non è roba che tu possa trovare a all you can eat, non è adatto, non si presta. Purtroppo, giustamente, io capisco tutti i limiti che ci sono in Italia, nel senso, è una cucina etnica e ovviamente non si può avere la stessa qualità anche di lavorazione di quella che c'è in Giappone. Però veramente il problema è che buona parte dei negozi asiatici, dei ristoranti asiatici sono cinesi qua. Beh, guarda, 95. Io di cucina asiatica me ne intendo, perché a suo tempo avevo un sito in cui recensivo ristoranti. E ho viaggiato. La cucina italiana e la cucina straniera in Italia, in generale la cucina etnica in Italia è pessima. Per esempio, trovi il maiale in un ristorante indiano. In India non c'è nessuno che mangia maiale, nessuno. Voglio dire, e trovare un maiale in India, forse a Goa, credo. A Goa, ma non era la mucca che non si mangiava, ma anche il maiale, perché voglio dire, non è islamico, gli islamici che c'è che non mangiavano il maiale. Io sono ignorante dal punto di vista culinario della cultura. Gli indiani non mangiano nessun tipo di carne. La maggior parte degli indiani è vegetariana. Ci sono dei, per esempio, ci sono i Sikh che sono esentati per motivi. I Sikh erano una setta di guerrieri e sono esentati possono mangiare carne per questo, ma in generale voglio dire, ma comunque voglio dire, non, oppure per esempio i ristoranti cinesi, io non ho mai capito come mai i ristoranti cinesi siano così scadenti in Italia quando ci sono sempre dentro cinesi che cucinano. In Cina si mangia bene, molto bene. Ma infatti, se per me nei ristoranti cinesi, in teoria si dovrebbe mangiare cinese, non giapponese. Sì. Il problema è che il ristorante cinese vuole fare il ristorante giapponese. O almeno è nato così. Oggi magari qualcosa in più si trova. Ma 20 anni fa era il ristorante cinese, era un finto giapponese. Questo quindi, insomma, così. La cucina giapponese, tra l'altro, è una cucina molto più diversa, molto più... escludendo le cucine regionali in Italia, che quello è un altro paio di maniche, anche qui ci sono le cucine regionali, voglio dire, è una cucina che usa molte più tecniche, che, per esempio la cottura al vapore, la cottura alla griglia, che è molto più usata, la frittura, per esempio c'è una tecnica, non c'è neppure il termine, deep fry. Ah, sì. Deep fry in inglese, frittura immersione, una specie di frittura immersione. Sì, invece quel cancherino che tu vuoi cucinare lo immergi completamente nell'olio e il risultato è leggermente diverso. Insomma.
È abbastanza diverso. Però io sono siciliano. Si è capito da mo' che sono siciliano, per chi mi segue. Le arancine, o gli arancini, se dipende, punti di vista, dipende quale parte della Sicilia vai, sarà arancina o arancino. E vanno fritte nell'olio, proprio immerse per tradizione nell'olio, quindi un deep fry, per esempio. Beh, questo non mi stupisce. La Sicilia è sicuramente, almeno per quello che mi riguarda, la regione più interessante dal punto di vista della cucina. Avete perfino il couscous, che è un piatto arabo, e invece in Sicilia è nativo. Voglio dire, Sì, è diverso. è una cucina che viola tantissime delle norme della cucina italiana. Io Sì. purtroppo non ho mai avuto l'occasione di andare in Sicilia, ma spero prima di rendere l'anima al No, creatore ma della nazione. ti ci porto io, no? Ma ti obbligo a venire qua, ti pare che non devi venire, assolutamente qua devi venire in Sicilia. Comunque, ritornando al Giappone, possiamo dire quindi che intanto il pranzo giapponese è composto, cioè rispetto a noi che abbiamo il primo, il secondo e il terzo, molto schemati, quindi un grande piatto per il primo. Un piatto per il secondo e poi in caso c'è la frutta o qualche dessert. Il Giappone invece è una composizione, quasi una composizione floreale, mi viene da dire. Sì, nel senso che tu hai la tua tazza di... Che poi c'è una cosa molto interessante da dire, che noi di solito abbiamo tutti... Il punto è che abbiamo in Italia o in Europa, tutti si mangia e tutti si hanno gli stessi piatti, gli stessi... eccetera, eccetera. Invece in Giappone è il contrario, no? Voglio dire, ognuno mangia tazze, cancherini che sono diversi, no? E questo mi è sempre sembrato molto, molto interessante. Un'altra cosa, che ognuno ha i suoi ahashi, i bastoncini, chiaramente, Pacchetto. e quando viene un ospite, non dategli dei waribashi, quelli usa e getta, per una questione igienica. Cioè, Quelli che si... sì, i waribashi bisogna sempre, in Giappone bisogna sempre avere un certo numero di waribashi in caso di che tu abbia ospiti, averli pronti. Certo, ma diciamo che un elemento che non c'è sempre nella cultura giapponese è il riso, in bianco fatto con quindi a vapore, con un metodo particolare, ora non sto qui a dire quale, che è leggermente colloso, si toglie l'amido, quindi che rappresenta un po' il nostro, tra virgolette, pane, che è un elemento costante, quasi in ogni piatto giapponese come accompagnamento, penso. Penso è Sì. uno Sì. di quegli elementi che troverai sempre. Corretto, no? E adesso ci sono le macchine per fare il riso, per Ah, bollire il certo. riso. Una volta invece si usava un altro sistema, lo si bolliva al vapore, cioè no, si faceva così, si metteva in una pentola quantità uguali di riso Acqua. e di acqua, poi si faceva, portava l'acqua a bollire, si chiudeva e si lasciava stare. Sì. Se non mi ricordo male, la procedura era questa. Sì, non bisogna mai alzare il coperchio, ci sono tutte delle procedure da fare. Comunque il riso, io lo trovo per i miei gusti un riso eccezionale. Cioè a me il riso fatto così piace tantissimo come accompagnamento, personalmente. Una cosa va detta dell'Asia. In Asia esiste una grandissima quantità e una grandissima varietà di risi diversi, che sono tutti veramente profondamente diversi. Per esempio, il riso giapponese è diverso da quello cinese. In particolare ce ne sono tre che a me piacciono moltissimo. Sono il riso Thai, il riso indiano, il basmati, e il riso iraniano, che non so come si chiami. Ma non so se li avete mai visti. Il riso iraniano ha letteralmente l'aspetto di un trattino di corda, sembra un trattino di spago. È cilindrico, molto lungo e di diametro pressoché uguale in tutta la sua lunghezza. E può essere anche molto lungo, può essere anche, io direi, 1,5 cm.
E come si prepara? Cioè, come si... Ma vai in un ristorante, lo bollisci e lo bolli, come sempre, come tutti gli altri. Però, per esempio, il pollo... Cioè, intendo, scusami, è sempre come accompagnamento al cibo o proprio è un risotto? Cioè, lo usano anche per fare, per esempio, il riso fritto, queste cose qua, no, è anche... Come in India, il biryani, per esempio. Comunque, il riso indiano è un po' più corto, è un po' più affusolato. Mm-hmm. E il riso Thai, invece, è ancora più corto, però è sempre una specie di cordicella. Ma quello dall'aspetto più esotico è sicuramente, per quello che mi riguarda, il riso iraniano. È veramente molto particolare. Lo dovrò cercare, sinceramente non lo conoscevo. Il italiano non mi ricordo neanche come più com'è fatto ormai. Ma guarda, io sono ignorante, se parlo faccio ho paura che qualche magari samurai che è cuoco mi uccida. Quindi posso dire che io mi ricordo l'originario, c'è il riso originario, c'è il riso Roma, il riso Roma, che è un po' più rotondo, ma non mi ricordo altro. Chiedo scusate. E poi voglio dire, voi avete il riso in Sardegna, in Sicilia, voi che non avete acqua, voglio dire, è veramente strano che da voi non c'è acqua, non ci sono risaie. Ma risaie in Sicilia, che io sappia, abbiamo coltivazioni di quello di tante cose, ma risaie? No, di solito le risaie sono a nord Italia, tant'è che buona parte del riso si usa molto, cioè è più usato il riso al nord Italia che al sud Italia, a parte l'arancina. Vabbè. Al di là del fatto che voi avete anche poi nella vostra cucina avete il merluzzo. Il merluzzo è un pesce di acque fredde, di sicuro non ne avete in Sicilia. Abbiamo però il baccalà. Il baccalà ve lo producete da voi? Ora, ripeto, non è che lo faccio io, però fa parte della tradizione culinaria siciliana, penso, alcuni piatti col baccalà. Ma è quello che sto dicendo, però secondo me, voglio dire, il baccalà si fa col merluzzo, quello lo importate perché non è roba da me, non è roba da Smith e Mari della Sicilia, l'avete sicuramente preso dai normanni quello. Vabbè, che l'abbiamo preso dai normanni come dal punto di vista culturale, non c'è dubbio perché... La presenza normanna in Sicilia è abbondante, soprattutto nella parte sottentrionale della Sicilia, la parte nord. Però, ora, se noi lo produciamo meno il merluzzo, sinceramente, direi una castroneria, non lo so. Io non lo so, neanche io, però ci scommetterei sopra qualcosa, perché non dubito, faccio fatica a credere che nelle vostre acque ci siano i merluzzi. Comunque, torniamo al nostro discorso sul Giappone. Un'altra differenza. Allora, ti devo chiedere un'altra cosa a tal proposito. Ma il mondo della cucina in Giappone. Anzi, sono due domande. Il primo è se il mondo della cucina nella casa giapponese è a uso esclusivo della donna o meno. Sì, in generale sì. Ciao Topo, in generale sì, la cucina è esclusivamente maschile e femminile, gli uomini stanno cominciando a farlo, però sostanzialmente è un appannaggio femminile, è compito femminile. Ok, questo perché te lo chiedo? Perché fra le tradizioni antiche del Giappone, per esempio, cioè, nel caso abbiamo parlato del sushi, di solito alle donne non è permesso tradizionalmente preparare il sushi. Sì, sì, sì. C'è questa cosa. Ma sì, perché si dice che non hanno la forza per premere bene il come si chiama il riso, ma secondo me si tratta della solita questione, il sesso, la debolezza femminile è sempre un'ottima scusa per discriminare e togliere ottenere un privilegio, insomma, in altri termini sono balle. Io sapevo la temperatura corporea. E io invece sapevo la forza, perché devi comprire il riso, no? Fai il nigiri, sì, con la pallozza.
Ah, Che ok. quello che mi ricordo di aver letto, che invece ci sono delle donne che all'insaputa dei loro clienti, nel retro del negozio, di fatto fanno il sushi. Basta che non li vedono. Ma Possiamo ancora è dire. così? Cioè, ancora nel ristorante dedicato al sushi sono uomini generalmente, giusto? Tu hai mai visto una donna stringere il sushi? No, io ho chiesto a te, ho detto magari è cambiato qualcosa, io non, che, Ma cioè, ci sono. io non l'ho mai visto. Che ne so, il movimento femminista giapponese ha fatto qualche cambiamento, ha fatto un ristorante Io non ho tradizionale. mai visto una donna che faceva sushi o sashimi, ancor meno sashimi. Ma a tal Ma proposito. a dire la verità, voglio dire, è raro vedere una donna in cucina, in una cucina di un ristorante, anche in Italia, presumo. È un lavoro che richiede, è un lavoro per cui sono tagliati di più gli uomini, secondo me. Nel senso che è un lavoro che richiede forza, resistenza, forza fisica, resistenza e anche dimensioni fisiche. Cioè io ho fatto il lavapiatti in cucina e non è un lavoro per non, è, non è, un, è un lavoro più è un lavoro molto duro. Ancora oggi è il retaggio dell'uomo, anche in Italia, ma non è impossibile trovare. Non mi sento di dire non le trovi, no, le trovi. Più raro. Comunque questo per dire è che è uno di quei lavori che è meglio destinato a un uomo perché una donna in una cucina avrebbe una vita. Adesso però mi viene in mente che, per esempio, il mio cugino ha un albergo e la cucina è sempre stata tenuta da donne. Ci sono le famose mense delle scuole, fanno sempre vedere l'immagine di una donna nelle Sì, mense della scuola. al contrario, questo è un albergo che esiste da quando io ero bambino, e io non mi ricordo, sempre è stato in mano donne che hanno fatto tutto, per cui evidentemente le donne sono in grado di fare anche questo Io lavoro. credo che ci sia l'idea sessista dell'uomo chef, donna cuoca. Cioè, quando prende il nome di chef come professionista ad alto livello, donna può fare quella della mensa, quella che sta a casa, che fa la cucina. C'è questo sessismo, secondo me questo è il problema principale. Comunque sta cambiando qua in Occidente, un po'. Comunque sì, questo è vero, la donna può cucinare a casa, però quando si tratta di cucinare veramente, allora ce Quella l'ha. seria non lo può fare. Sì, Perché non si sa. è così, sempre. In pasticceria, attenzione, però in pasticceria qualcosa anche là si muove. Comunque, prima voglio fare una domanda prima della cucina, anche perché poi volevo parlare appunto di pasticceria giapponese, ma prima di parlare di pasticceria giapponese, volevo dire una cosa che magari non tutti sanno, sicuramente tu mi potrai dare conferma, che noi nel nostro immaginario italiano, pensiamo al Giappone, pensiamo anche al ramen, magari pensiamo, non lo so, all'omuraisu, ai vari piatti giapponesi, ma buona parte di questi piatti non si fanno a casa. Cioè, Sì. Molti. non credo che a casa qualcuno fa un ramen. Non credo neanche si possano fare a casa. Voglio dire, richiedono, per esempio, nel caso del ramen, mi dicono che ci vuole un fuoco molto grande. Quali sono i piatti che, tant'è che, come penso, ora parleremo, ci sono tanti ristoranti dedicati a, come noi abbiamo la pizzeria, la cella, la Meiya-sano, cioè quello dedicato al ramen, quello dedicato all'udon, giusto? Udonya san, Sobaya san, poi ci sono i kushiyaki, kushiyage e kushiyaki, che sono gli spiedini, poi ci sono sushi, sashimi, ci sono poi washoku, che sono ristoranti che hanno un po' di tutto. Quelli sì, infatti sono più vicini ai ristoranti occidentali. Poi ci sono le cucine più costose, come per esempio capo, che però è più un modo di
presentare le cose. Nel senso, per esempio, io ho mangiato una cucina, una cena a capo ed erano 14 portate di dimensioni piccolissime. Però Immagino. erano radicalmente diverse, è stata una cosa veramente interessante, con tanto di spiegazione e via discorrendo, e molto, molto anche bello, curatissimo di aspetto. Pensando, lì per lì ho pensato che era cara, ma poi a pensarci è stata una bella esperienza. Una cosa in generale che contraddistingue la cucina giapponese, tra l'altro, è l'aspetto che è sempre curatissimo. In Italia invece, almeno adesso si sta cambiando, però in generale chi se ne frega. E io sono ancora di quella scuola, a me non piacciono tanto gli spruzzetti di questo, le decorazioni di quest'altro, il fiorellino. Lasciamo la nostra è una cucina contadina, una cucina spovera, una cucina semplice. Non tradiamo nelle origini, anche perché veramente non ce n'è bisogno. Ma d'altra parte, se qualcuno non lo vuole fare, che lo faccia. Quella che abbiamo parlato di Gairaigo, come si dice Gairaigo? Parola occidentale, un parola strana. La parola Nouvelle Cuisine è una di quelle che. La Nouvelle Cuisine sarebbe proprio questa cucina ricercata, piena di decoro, appunto si mangia poco, ma molto, molto particolare, molto ricercata. Se c'è una cosa che mi sta qui è la Ok. parola chef, perché la parola chef vuol dire capo. Voglio dire, per cui non so, non è una parola. Io preferirei usare la parola cuoco. Lo so, anche a Mi me. ricordo un bellissimo documentario che avevo visto alla televisione giapponese sulla cucina italiana, e c'era questo tizio, mi pare che fosse di Bologna. Sono andato in un ristorante a chiedere a questo tipo come si faceva il ragù, e lui dice: si fa così, poi così, cosa? Semplice, non occorrono cose complicate, no? E è così. Io mi ricordo una volta una donna di Hong Kong che mi diceva: la bellezza della cucina italiana è che è semplice, è una cucina semplice ed elementare con gusti chiari. Queste sono le nostre forze. Vediamo di esserne coscienti, insomma. Si vede che non sei qua da tanti anni, perché negli ultimi 10 anni, oggi, se tu accendi la televisione italiana, la troverai piena di programmi televisivi dedicati alla cucina, i vari si chiamano MasterChef o i vari boiate sinceramente sul cibo. C'è una, ormai da tanti anni, c'è proprio una cultura per la cucina e quindi la semplicità della trattoria. Per capirci, la trovi solo in trattoria. E poi Oggi tra tutti l'altro vanno in un'altra MasterChef direzione. in programma di origine americana, Vabbè, ma questo, vabbè, ci sta, lo capisco, perché ci che sono i poi, format e li prendono. ma voglio dire che poi a me viene sempre da ridere quando i cuochi britannici diventano popolari in Italia. Voglio dire, Jamie Oliver, ma Jamie Oliver è entertainment. Basta. Ma E questi programmi sono intrattenimento, infatti, principalmente. Anche perché se passi poi 20 anni della tua vita in televisione a giudicare gli altri e poi non cucini. Ma scusi, il professionista se non cucina, come fa, diventa, come va avanti? c'era Martha Stewart, i programmi di cucina di Martha Stewart sono programmi di cucina. Nel senso che Martha Stewart, tra l'altro, aveva secondo me un genio nell'escogitare ricette che erano un centimetro più in su di quello che sapevi fare. Per cui, voglio dire, con uno sforzo riuscivi a farle e riuscivi a progredire. Per esempio, ieri ho fatto i crostini, no, i crouton, li ho fatti con una ricetta che ho imparato da Martha Stewart una ventina di anni fa. Martha Stewart, i programmi di Martha Stewart sono molto molto buoni, secondo me. Sarà americana, sarà tutto quello che vuoi, però Martha Stewart è una che sa quello che fa. Io non metto in dubbio, ci sono programmi e programmi di cucina, però
A me non piacciono quei programmi di cucina dove hai 5 minuti per preparare con questi quattro ingredienti che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Devi riuscire a fare un piatto in 5 minuti sottosopra mentre fai un'altra cosa. Ma perché? Ma Cioè, perché? o anche per esempio come Jamie Oliver che ti combina queste cose, ti cucina questi piatti, no? Bellissimi, però non sai come li ha fatti, non sai gli ingredienti, non sai i metodi di cucina, non sai i tempi, non sai niente. Imparare qualcosa dai programmi di Questo Jamie tipo. Oliver è impossibile. Ma Come ti ho detto, in siamo in Giappone. Giappone c'è questo pro ci sono i MasterChef, ci sono questi reality show. Il nostro televisore è spento da 4-5 anni, ma funziona perfettamente. Ma Forse funzionava. non mi ricordo, penso di sì. Peccato è che io volevo fare in futuro una puntata dedicata alla televisione giapponese, però se non me la vedi, come ne parliamo della televisione giapponese? Ma la vedevo, una volta la vedevo, sì, ma adesso ultimamente non la vediamo. Anche perché ormai voglio dire, c'è stata una rivoluzione. Stavo parlando con un amico qualche tempo fa, chi legge i libri ormai? Si leggono il PDF, voglio dire, io personalmente leggo soprattutto PDF, no? Che scarico da internet. Sulle cose che mi piacciono, sono più aggiornati, sono più dettagliati, sono più, voglio dire, a meno che tu non legga romanzi, cosa che io non faccio di solito, ne ho letti a sufficienza a suo tempo. Comunque, oppure per esempio, se guardi, io per esempio seguo dei siti, per esempio Ars Technica e cose del genere, no? Leggi in linea, è una cosa diversa. Oppure guardi le notizie in linea, che è ancora una cosa diversa. Sì, capisco, ma non approvo. Io sono vecchio da questo punto di vista. Ma poi la televisione è una cosa. Qui in Giappone poi la televisione una volta era insopportabile, perché si ride a crepapelle continuamente. Lo che in giapponese si chiama high tension, no? In giapponese che sarebbe inglese, però, vabbè. Sì, high tension. Ma vedi che diventa giapponese, perché high tension non vuol dire. Se tu non sai cosa vuol dire in giapponese, cosa vuol dire in Giappone, non capisci, no, non è solo apparentemente inglese. High tension sono questi programmi dove continuano a ridere, che tra l'altro, come si chiama? Cioè, alla Tito fine ridi pure tu perché senti Takeshi. ridere, non perché ci Tito ride davvero. Takeshi si fa fotografare con le mani in questa posizione in Italia, perché lui è un intellettuale. Qua è un volgarissimo comico da strapazzo che è sempre in televisione a rompere il coglione. Però ha fatto dei film anche impegnati, eh? Sia di tipo violento, sia anche di tipo, mi ricordo. Ce ne sono anche stati alcuni particolari. No, non fa soltanto cose da ridere, Takeshi. Lui ha due personalità, quella che mostra all'estero, quella che mostra in Giappone. In Giappone è difficile prenderlo sul serio perché prima di essere un attore, prima di essere uno scrittore, prima di essere regista, era un comico. Sì. Faceva parte di un duo, credo, o di un trio, No, credo. non mi pare. Che io sappia, il suo primo ruolo serio è stato nel film, come si chiama? Furio, si chiama in Italia. Happy Christmas, Mr. Lawrence. Non me lo ricordo. Io mi ricordo i suoi film famosi, quindi i vari. Christmas, Mr. Lawrence, come si ti Non ricordi? me lo cioè, lo devo cercare se vuoi, poi a caso lo dico. Lo devo cercare. Merry Poi Christmas. sarebbe anche da fare il discorso, non bisogna dimenticare il discorso cucine etniche in Giappone. A differenza delle cucine dell'Italia, le cucine etniche in Giappone sono ottime.
e in tutti i casi in cui ho potuto controllare da me stesso nella patria di queste cucine, sono di solito molto vicine, come l'italiano, la cucina italiana in Giappone è molto vicina all'originale. Non è È vero. uguale, però è molto vicina. Non, si può dire che appunto abbellita, elegante, però sostanzialmente è la stessa cosa. La stessa cosa vale per esempio con la cucina, non sei certo cosa. Non sono troppo d'accordo. Sì, mi è uscito naturale per esperienza ovviamente personale. Allora, per mia esperienza personalissima, su 10 ristoranti, 3 sembravano italiani, 7 no. Questa è la mia statistica. Ma non perché fosse brutto, ma che ne so, una pasta con, dico una stupidata, con la melanzana, mi ritrovavo la fettona di melanzana buttata là, il pezzo di prosciutto gigante, e io dicevo, ma sapete, l'avete mai vista? Se state in Italia a guardare come si fa, vero? Perché gli ingredienti sono questi, il gusto è buono, ma non ci siamo. Ma a Tokyo ci sono, non lo so, forse sarà perché io evito. Ci sono tanti ristoranti in cui il cibo è stato fortemente adattato, però no, a Tokyo, per esempio, perfino a Kamakura, o qui a Zushi c'è un ristorante sardo, no? E voglio dire, da quello che ne so, dovrebbe essere abbastanza autentico. Comunque, oppure in Giappone, se vuoi mangiare bene, cucina italiana non è un problema, no? No, no, sono d'accordo, la trovi la cucina fatta perfetta, buonissimo. Io ho mangiato una pizza in Giappone eccezionale, mi ricordo, ho detto, ma spettacolare. Però non mi sento di dire che quasi tutti i ristoranti, quando il ristorante italiano in Giappone è come in Italia, no. No, questo no. Però se fai attenzione, e questo vale per tutti i ristoranti etnici, per esempio a Tokyo trovi tutto. Io ho mangiato cucina nigeriana, cucina bhutanese, cucina ungherese, cucina russa, cucina peruviana, messicana, turca, di tutto. E tutto quello che ho imparato a farci la mano. Ci ho fatto la mano a trovare ristoranti. Etiopia, cucina etiope, per esempio, ho mangiato a Tokyo. E per cui essere a Tokyo è un'ottima occasione anche per mangiare cucine interessanti. Per Al mondo. Sì, è vero. Una esempio, curiosità, poi, scusa, veloce. la cucina birmana è una cucina stranissima. Per esempio, samosa, che è una cosa indiana, sono quella specie di onigiri india. Come si chiama? Samosa, sono dei fagottini triangolari. Cioè, prendi un foglio di pasta, ci metti dentro delle cose e li friggi. Allora, nel caso dell'India ci sono dentro patate con carne o con curry o con questo o quest'altro. E nel caso della Birmania invece ci sono dentro quelli che in Giappone si chiamano, come si chiama? Vabbè, ci sono dentro Vegetali. spaghetti trasparenti di riso. Soba. Ok. Sostanzialmente sì. Ah, no, 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 no. C'è l'erba di foglia di tè, l'insalata di foglia di tè, che è eccezionale. Una domanda ti devo fare. Una volta, tempo fa, una mia amica giapponese mi disse che c'è un sushi asan particolarmente molto abbastanza caro, dove io avevo chiesto, vabbè, allora ci andiamo, vorrei andarci, e lei mi fa, no, ma io sono donna, non mi ci fanno andare facilmente, e poi se ci dobbiamo andare ci si va solo per invito e devi avere almeno una certa età, perché altrimenti non ti accettano, perché soltanto chi ha una certa età può capire e può, come dire, degustare veramente il sapore del sushi. Quindi in questo ristorante, per esempio, le donne non potevano entrare. Secondo la sua storia, la donna non poteva entrare, l'uomo poteva entrare, ma solo o su invito
di uno già cliente, oppure se aveva una certa età. Questo l'ho già sentito, dei ristoranti che sono aperti solo per invito. No? Oppure, per esempio, mi è capitato anche di vedere in interviste ristoratori dice: la nostra cena costa 40.000 yen, se pensate che sia cara non venite. Cioè, 40.000 yen siamo sui 350 euro, 330 euro per gli amici samurai che magari non sanno il cambio. E loro ti dicevano che questo pesce è stato pescato questa mattina alle 5 a 2.000 km di distanza e adesso è qui sul nostro tavolo. Lo vuoi mangiare? Pagano. È una specie di novel cuisine italiana, cioè anche qua in Italia ci sono i ristoranti stelle Michelin da 500 euro a cena, cioè ci sono anche qui, premetto. Poi questo discorso del, del ristorante su invito non mi sembra affatto improbabile, mi sembra anche di aver già sentito una cosa di questo genere. Sì, ristoranti molto esclusivi. Sashimi in particolare. Sì, 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 sto parlando sempre di sashimi principalmente. Ma invece la pasticceria giapponese, secondo te, com'è? È la pasticceria giapponese, passiamo subito. Dimenticavo, io poi, per esempio, ho fatto cena una volta, in quattro abbiamo pagato 70.000 yen. No? A Gifu abbiamo pagato in quattro 70.000 yen. È stato una cena splendida. Ti farò vedere le fotografie del ristorante, o anzi, se vuoi te le posso dare così le fai vedere ai nostri samurai, perché era un ristorante, dire che era bellissimo è un eufemismo, cioè era una cosa mozzafiato, veramente stupendo, con un giardino. Vabbè, ti farò vedere le fotografie. E lì siamo arrivati e c'era una sberla di bistecca grande così, c'era stata un chilo e mezzo, insomma, e era una delle cose che abbiamo mangiato. C'era il teppanyaki, che teppan vuol dire letteralmente lastra di ferro, ti cucinano le cose su una lastra di ferro. Un'altra cosa della cucina giapponese che a me piace moltissimo è che tutto a vista, tu vedi sempre il cuoco che cucina. È vero, è vero. E poi diciamolo, lo vogliamo affermare chiaramente, la cucina giapponese non è soltanto pesce, non è solo pesce crudo, che ancora gli italiani pensano che la cucina giapponese è solo sushi e sashimi. Non è, c'è molto di più, non ce la faccio più capire. C'è yakitori, c'è okonomiyaki, c'è omurice, c'è, come dici, teppanyaki, l'unica cosa che non c'è, e non esisteva neanche il concetto di dessert. Se ci pensi, l'assenza di dessert è un po' anche conseguente il modello di pasto. Voglio dire, non esiste la divisione primo, secondo, terzo. Antipasto, dessert. C'è un solo pasto che include tanti piatti differenti. Per cui tradizionalmente adesso fanno dessert, questa è una chiara influenza europea. Tu trovi dessert in ristoranti di Washoku, di Nihon Ryori, eccetera, eccetera, o di cucina cinese, per esempio. Però di solito hanno, per esempio, nei ristoranti cinesi hanno l'anin tofu. Non so se è una specie, sembra tofu, però è dolce, e è fatto con latte di mandorle. Se non mi sbaglio, aspetta, quanto canai, non ho mai Anin tofu si chiama. E invece, per esempio, nei ristoranti giapponesi trovi altre cose, piccoli dessert, e te li servono. E sono abbastanza buoni, però quando ne trovi un tipo. Voglio dire, è chiaramente una cosa presa dalle cucine europee, perché una volta non esisteva. I dolci giapponesi, come tutti i dolci asiatici che io conosco, sono fatti con gli stessi ingredienti, non sono fatti con, per esempio, mochi, non sono fatti con carboidrati, cosa intendi dire? Carboidrati. Per esempio,
come si chiama, un dessert che mi piace moltissimo in India è il halwa, che si fa con le carote o con la semolina. Perché le carote sono dolci, comunque, sono particolarmente dolci le carote. C'è la torta di carote qua in Italia, che è dolce. Sì, che è ottima, tra l'altro. Io conosco una ricetta che consiglio a tutti. L'ho imparata, guarda te, da una cuoca inglese, Nigella Watson, che però è originaria di Venezia, e la particolarità è che al posto della farina si usa polvere almonds, mandorle, polvere di mandorle. Per cui si fa con carote, uvette, uova, olio d'oliva e mandorle. E è spettacolosamente buona, eccezionale. Io sinceramente non sono mai stato un grande amante dei dolci, della pasticceria. Non amo molto la pasticceria, non mangio cioccolato, per esempio. Quindi la pasticceria italiana, quella per esempio siciliana, parliamo anche a farla apposta, che è famosa, non è che ne vada pazzo. Quindi questi tipi di ricette invece con le carote, quindi che sono dolci ma non troppo dolci per i miei gusti, sono la morte mia. Quindi già l'idea di fare carote, almond, come si dice? Allora, cerca su internet, per esempio, halwa. H-A-L-W-A. Halwa. Lo cercherò. Però, riprendendo delle torte giapponesi, quella recente comunque, abbastanza recente di creazione, penso, è la cheesecake. Ma la cheesecake giapponese, che è diversa dalla cheesecake americana. Ma i giapponesi fanno dei dessert, fanno dei dolci che sono, ma dico dolci non tradizionali. No, no, la cheesecake è quella che si muove tutta, la presente è quella morbida. Sì, sì. Ci sono i dessert, i dolci giapponesi non sono molto dolci, di solito. No, però c'è la zucchi, per esempio, tutto i taiyaki o il dorayaki con la zucchi. Quella è roba nuova, credo. Ma dai. Sì, però la zucchi, credo che sia quindi questa marmellata di fagiolo rosso, sì, sì. È dolce ed è buona, per esempio, ed è caratteristica giapponese. Gli azuki di nuovo, una mania dei giapponesi. Ma non ti piace neanche la zucchi? No. Ma veramente? No. A me piacciono poche cose della cucina giapponese. Oh, e tu pensa che invece io sono onnivoro, io mangio praticamente tutto. Però cavolo. Tutte le cucine nazionali, salvo quella giapponese. È l'unica che... Sei andato a finire nel paese sbagliato da questo punto di vista. Da questo punto di vista sono sicuramente nel paese sbagliato. Abito da 42 anni in un paese la cui cucina non mi piace. Che anche la cucina giapponese ha il difetto o il pregio di essere molto agrodolce in un modo magari particolare. Infatti in una ricetta di cui mi diceva un'amica, e poi ho avuto modo di controllare, di constatare, nella cucina giapponese c'è sicuramente un ingrediente dolce. Per esempio la mirin, se non usi mirin usi zucchero. Sì, ma sì, comunque sì. C'è sempre il dolce. C'è sempre o la soia, la salsa di soia ce la trovi, o trovi la mirin, che è quindi quello dall'agro, quello del dolce. O trovi, come si chiama? Insomma, la mirin c'è in qualsiasi casa, senza la mirin non si cucina. Come noi non cuciniamo senza olio. Ma nel nord non è proprio così, ma comunque... Sì, è un elemento di condimento spesso, che almeno anche a Roma l'olio, almeno centro-sud Italia l'olio, se è insalata o è condimento per la carne o è condimento, poi un goccio d'olio lo trovi sempre. Infatti l'olio d'oliva è diventato una cosa molto 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 comune. Dove? In Giappone? No. Sì. Ah sì?
Però non mi piace, a me non lo so, l'ho provati, ho provato 3-4 oli giapponesi in Giappone, li ho comprati. Ma io compro sempre quello che trovo, no, voglio dire italiano. Di solito compro berrio e roba del genere, perché non c'è altro, ma... Lo so, però io sono, anche se so che esiste, perché la mia ex ragazza lo comprava, comprava l'olio non filtrato, non so se è presente l'olio non filtrato. Sì, quello nigottero, quello... E lo riusciva a trovare, costava un po' di più, e già quello era un po' più decente. Però è come i giapponesi che vogliono comprare la salsa di soia qua in Italia. C'è la Kikkoman, come si chiama? Punto. C'è altro. La Kikkoman comunque non è male. Non so come sia in Italia, però. Comunque... No, ma c'è solo quella. Cioè, o ti compri la Kikkoman o ti compri la Kikkoman. Cioè, sono tante in Giappone. Com'è l'olio? Com'è considerato l'olio berrio in Italia? Non lo penso che non lo conosce nessuno. Non, beh, qui non c'è altro. Comunque sì, il discorso dei dessert è quello. Non è una tradizione il dessert. Per cui si fa e si fa poco. Però voglio dire, entra in una pasticceria giapponese. Ti fanno morire. Sì, oggi come oggi sì, perché poi c'è di tutto in ambito... Sempre per il solito motivo che c'è la cucina... appunto estera, e allo stesso modo c'è la pasticceria. Io ho un amico che tanti anni fa venne in Sicilia giapponese per imparare la pasticceria cinese, pasticceria siciliana. C'è un mio amico che fa una cassata straordinaria qua in sushi. Ci credo perché poi sono bravissimi i giapponesi che vengono qua, loro con il loro spirito di imparare tutto alla perfezione. Che cosa gli vuoi dire poi ai giapponesi? Sono bravissimi. La cosa che li distingue dagli americani e dagli anglosassoni, secondo me, è che ci tengono ad imparare la ricetta originale, no? A fare la cosa come quelli che vengono in Italia a studiare, poi tornano e fanno. Oppure, per esempio, c'è un ristorante qua a Zushi, che è un ristorante italiano che ha dato spesso e volentieri, per esempio. Ti dico, stavo mangiando un dessert, stavo mangiando un antipasto e c'era qualcosa, era ottimo. A un certo punto mi sono reso conto che quel sapore che mi piaceva così tanto era shoga, era zenzero. Per cui lui si era preso quella libertà, però era una libertà giusta, lì per lì non mi ero accorto che non era un sapore della cucina italiana, era un sapore che avrebbe potuto essere della cucina italiana. Si è preso una libertà, ma ci sta, cioè, per me è anche giusto, che è comprensibile che una volta che io prendo una cucina e la porto in un'altra parte del mondo, io devo anche vivere in quel paese, quindi devo soddisfare anche i gusti di un altro popolo, cioè, ci può stare, ed è giusto anche comprensibilmente che si faccia un qualcosa del genere. In particolare poi la cucina italiana è una cucina in un certo senso unica, perché è l'unica, penso, che sia diventata di livello mondiale, abbia una diffusione mondiale, ancora più della cucina cinese. In tutti i paesi in cui sono stato, in tutti i paesi del mondo si mangia cucina italiana, però dovunque sia andata ha subito un po'... È come dire, la stessa sorte del buddismo. Dovunque sia andata, si è adattata, per cui è diventata differente. La chiamano cucina italiana, però voglio dire, c'è una bella differenza. È famosa la storia della salsa Alfredo. Alfredo sauce in America, che dice: ma cos'è l'Alfredo? Non c'è in Italia questa salsa. No, ma guarda, negli Stati Uniti, io spiego, negli Stati Uniti ci sono stato per almeno 15, dai 15 a 20 volte, ogni volta per un minimo di un mese, per cui voglio dire, negli Stati Uniti sono, per mangiare bene negli Stati Uniti devi trovare persone di colore, per dirla, cioè voglio dire, se tu vedi bianchi non entrare, se tu vedi gialli, rossi, verdi, quello che vuoi,
entra razzismo, in... razzismo culinario. Razzismo, no, culinario. È così. Se, vuoi, se negli Stati Uniti vuoi, vuoi mangiare bene, non mangiare in un ristorante dove ci sono pochi bianchi. Me lo ricorderò. Mio caro Frank, oggi abbiamo allungato un più degli altri giorni. È stata una bella chiacchierata come sempre. Io ti ringrazio. Hai qualcosa, vuoi dire qualche ultima parola, non so, riguardo alla cucina giapponese, o se vuoi possiamo concludere qui? No, basta. Ah, basta, okay. Che ti sta venendo fame. O non lo so se ti sta venendo fame, perché comunque a te non piace, quindi magari no. Non ti... No. Vabbè, io ti ringrazio comunque del tuo tempo come sempre. Ringrazio i samurai di essere stati con noi fino a questo momento. Ti saluto, mio caro Frank, e ci vediamo al prossimo video, prossima settimana. Ciao Frank! Ciao.